Bentrovati amici telespettatori, eccoci per questo fine settimana di Pasqua ancora con Dice il Nome Live. Bentrovati a tutti e soprattutto auguri di buona Pasqua da parte di tutta la redazione, di tutti i tecnici del nostro programma. Anche quest'oggi collegamenti per dare voce a chi voce solitamente non ha, intanto ai nostri telespettatori prima di tutto e poi ai rappresentanti delle istituzioni, avremo ben cinque sindaci oggi della nostra regione. Ci collegheremo ovviamente anche con dei servizi che vi permetteranno di vedere la distribuzione degli alimentari in questo momento in corso in tutta la Sicilia. E poi ci collegheremo con i medici per avere ancora qualche riferimento su come comportarsi e naturalmente quali sono le situazioni dei contagi oggi. In modo particolare, la nostra attenzione andrà come sempre all'aspetto economico di questa emergenza. Ci collegheremo con la Federconsumatori proprio per cercare di saperne un po' di più. E per concludere, in scaletta abbiamo previsto anche un momento dedicato a tutti i fedeli con una benedizione che ci sarà portata direttamente sui teleschermi a proposito di un collegamento con Padre Felice Lupo. Detto questo, andiamo subito ad iniziare perché i sindaci dei comuni sono veramente tanti, ma prima partiamo dal cartello che già vedete in sovrimpressione, un cartello che ci riassume quelli che sono stati e che sono i contagi attuali positivi per province del coronavirus. Vedete intanto i numeri per ogni provincia. Abbiamo già analizzato in tutti questi giorni l'andamento in Sicilia che resta preoccupante per alcune zone, in modo particolare per le zone rosse, un po' meno per altre zone che stanno rispondendo bene, insomma, agli appelli. Questi invece sono i totali per quanto riguarda i tamponi e i pazienti, come sempre ormai siete abituati ovviamente a vedere. In una fine settimana che ovviamente all'insegna del io resto a casa ancora consigliamo, lo facciamo tutti noi, a parte quelli che ovviamente dobbiamo lavorare così, il nostro pensiero va prima ai medici, agli operatori sanitari, a tutti quelli che in prima linea in questo momento stanno combattendo ancora per cercare di fermare questo coronavirus. Nel parco naturalmente del nostro programma abbiamo previsto anche lo spazio a voi telespettatori che potete chiamare lo 091 333 660 anche adesso in questo momento prenotatevi per parlare con i medici, prenotatevi per parlare di vostre questioni economiche legate a quelli che sono i sussidi alle 600 euro oppure alla situazione davvero insostenibile anche dell'aumento dei prezzi. Parleremo veramente di tanti aspetti che sono importanti in questo momento da seguire. E avete anche avuto la possibilità in questo fine settimana di sentire l'ultimo intervento del Premier Conte che ha dato disposizione intanto dell'allungamento al 4 maggio della chiusura, salvo variazioni che possono succedere. Abbiamo sentito della polemica anche nata a livello politico, dei contrasti tra l'opposizione e il governo. Personalmente crediamo che in questo momento più che fare polemiche bisognerebbe ovviamente cercare di abbassare i toni per portare avanti questa battaglia contro il coronavirus che prima di tutto deve mettere in primo piano le tante vittime che purtroppo ha fatto. E alle quali va il nostro pensiero in questo momento di Pasqua. Tante famiglie purtroppo sono state colpite da lutti e questo è sicuramente l'aspetto peggiore. Vi ricordiamo quali sono le richieste di aiuto. Intanto i numeri di telefono ai quali potete chiamare. Ancora ci sono tanti post, centinaia di telefonate che arrivano dicendo che ancora non sono arrivati gli interventi. Protezione Civile, Associazione Apriti Cuore, Associazione Rotary Francesca Morvillo, Croce Rossa, Associazione Mosaico, Fondazione Bene, Cooperativa La Pira, AVO. Si aggiunge anche un'altra associazione che in questo momento è in campo e con la quale ci collegheremo oggi, che è l'ACS. Ci sarà Alessandro Montes che
ci farà viaggiare in questo percorso di tanti operatori volontari che in questo momento stanno facendo distribuzione alimentare. Una Pasqua davvero triste, una Pasqua che purtroppo a tante famiglie sta portando veramente tanti disagi. Noi pensiamo in modo particolare ai bambini che in questo momento soffrono perché i disagi magari papà e mamma li portano ovviamente a soffrire. A proposito dei tanti collegamenti, volevo in modo particolare ricordare che ci collegheremo anche con il dottor Salvo Vizzi, direttore sanitario dell'Istituto Fondazione Giglio di Cefalù. Ci collegheremo con il dottor Virzì, anche lì insomma il nostro consulente medico, per cercare di dare gli ultimi consigli in questo momento di Pasqua che dobbiamo particolarmente attenzionare. Ma vedo già pronto il primo dei sindaci in programma quest'oggi. Vado a salutare il sindaco Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita Belice. Bentrovato sindaco. Grazie, grazie, bentrovato a lei, siamo qui. Allora, Santa Margherita Belice, intanto ci può aggiornare sulla situazione contagi lì da voi? Sì, sì, purtroppo anche da noi si registrano dei contagi. Fino a ieri avevamo 3 cittadini positivi al Covid-19, ieri fortunatamente è arrivata una buona notizia, uno dei 3 è guarito, 2 tamponi sono negativi, per cui al momento abbiamo 2 cittadini positivi al Covid, tutte e 2 asintomatici. Diciamo che finora ci è finita bene. Santa Margherita Belice, allora, quanti anni sono passati da quel famoso terremoto? Non mi posso esimere da pensare a voi quando sento continuamente, io questa è una cosa che lancio lì, sento continuamente sul nazionale parlare dell'Aquila o di altre zone, per carità tutte lecite naturalmente le informazioni, però di Santa Margherita Belice ne sento parlare poco. Quanti anni sono passati dal terremoto? Guardi, sono passati 52 anni, siamo oltre mezzo secolo e purtroppo ancora non riusciamo a venirne a capo. È una storia infinita, penso una delle pagine più triste d'Italia, dal dopoguerra ad oggi, e penso che anche questa è una testimonianza, è una prova purtroppo della disattenzione che spesso c'è per la Sicilia e per il meridione. Senta, quali sono? Io, sì, quali sono le qual è la situazione? Cioè che cosa ancora non è stato fatto? Guardi, io sono il sindaco di un paese che ancora deve completare la ricostruzione, nel senso che ci sono cittadini che ancora aspettano la prima unità immobiliare dopo mezzo secolo, e sono il sindaco di una città che ha una zona senza opere di urbanizzazione primaria. Allora, noi abbiamo fatto tutto ciò che è possibile. Io addirittura ho organizzato un consiglio comunale a Roma, in piazza Montecitorio, per cercare di sensibilizzare e per scrivere finalmente la verità su questi 50 anni, sulla storia del Belice, perché purtroppo tanto si è detto a sproposito e tanto si è detto sbagliato. Allora dovremmo anche lì chiarire una volta per tutto che la gloriosa agenda del Belice ha semplicemente ricevuto meno risorse rispetto ai terremoti più fortunati, perché non lo dice il sindaco di Santa Margherita, ma lo dice il resoconto parlamentare delle somme appunto spese. E allora io le dico che un terremotato del Belice vale in Italia un terzo di un terremotato del Friuli e un quinto del terremotato dell'Emilia Romagna, della Lombardia. E allora diciamo, non possiamo ancora una volta subire. Senta, anche noi vogliamo credere, noi vogliamo sempre credere, noi vogliamo essere ottimisti, però le cose qui sono veramente paradossali. Vuole lanciare un messaggio alla sensibilità del presidente Musumeci? Guardi, io certo, vorrei parlare con il presidente Musumeci, anche se il tema di ricostruzione, diciamo, è lo Stato che deve darci le risposte, deve darci le risorse, però non c'è dubbio che se noi creiamo con Musumeci anche un rapporto, una sinergia per cercare di far comprendere che finalmente dopo 50 anni qualcuno ci deve dare retta, perché sono passati il Presidente della Repubblica, ministri e onorevoli, e tutti hanno certificato il fabbisogno, quello che poi devo dirle, che tutti hanno certificato il fabbisogno
per il completamento della ricostruzione del Belice, però alla fine poi è da alcuni anni che non si riesce più a mettere in finanziaria nemmeno un euro. E allora penso, io spero tanto di poter interloquire con il presidente Musumeci per fare una battaglia insieme, una battaglia di verità soprattutto, perché tante cose si sono Sindaco, dette a sproposito sul io Belice. vorrei legare Telewan 19 Live alla sua cittadina, per cui noi continueremo a bombardare questo argomento che è davvero delicatissimo. Però adesso lei ha l'opportunità di lanciare il suo messaggio ai suoi concittadini. Sì, guardi, io fortunatamente sono il sindaco di una città dove la gente ci crede, dove la gente mi aiuta, dove c'è un grande volontariato, dove veramente ci hanno messo il cuore per questa emergenza. Abbiamo fatto tutto ciò che è umanamente possibile. Distribuiamo 140 pasti caldi al giorno, abbiamo lo sportello d'ascolto per le persone più fragili, e stiamo spendendo i buoni spesa con i soldi che ci hanno messo a disposizione, e abbiamo sanificato il paese più volte, abbiamo il carrello solidale, cioè di tutto e di più. E siamo veramente vicini a chi oggi soffre uno stato di indigenza, alle categorie, diciamo, più fragili, ai bambini. E allora, questo mi riempie il cuore di veramente di speranza e di ottimismo. Però quello che dico sempre ai miei cittadini è: stiamocene a casa. Questo è il risultato del nostro comportamento. Questo è il risultato perché fino ad oggi abbiamo rispettato le regole, abbiamo dimostrato anche in questo di essere una comunità di persone per bene e di persone che appunto hanno capito l'importanza di essere comunità. Allora l'appello che faccio ai miei cittadini ancora una volta, io poi ogni sera prima di andare a letto faccio 5 minuti, li dedico proprio alla giornata e ci colleghiamo con tutti i cittadini via Facebook e faccio il resoconto di tutti i giorni proprio per stare Bene, bene. vicino a loro. Detto Bravo. questo, stiamocene a casa, purtroppo fino al giorno 3, anche se noi facciamo il nostro dovere, però anche questo, fino al giorno 3 rispetteremo ancora le regole, però i cittadini mi chiedono, la gente mi chiede che succede nel frattempo. E questo, diciamo, è una Speriamo risposta a che cui non arrivino. posso rispondere io. Grazie, buona Pasqua, sindaco, buona Grazie, Pasqua. auguri per voi e tante cose belle. E grazie di avermi chiamato. Ci risentiremo sicuramente. Andiamo ancora avanti. Nel frattempo, insomma, scorrendo, prima di collegarci con il sindaco Lelu Corlando, scorrendo una rassegna stampa nei titoli, il Giornale Sicilia, Conte batte i pugni sul bond, 3 settimane ancora a casa, riaprono librerie e negozi per bebè, queste sono le principali notizie. Per andare avanti, vediamo se ci sono ancora delle altre novità. Salgono i contagi nella casa di cura di Palermo, arriva l'ispezione, insomma, anche qui dobbiamo preoccuparci, ecco perché dobbiamo tenere alta l'attenzione, l'allarme per non dilagare ancora con questi contagi. Poi in rassegna stampa purtroppo la morte di Rizzuto, bufera a Siracusa. Dalla regione inviato un pool di esperti, insomma ce ne sono tanti ancora di rassegna stampa, ne faremo, però abbiamo in diretta, come sempre puntuale, sensibile alle nostre chiamate, il presidente dell'ANCI, perché oggi abbiamo veramente tanti comuni, caro presidente, nonché sindaco di Palermo. Questo credo che sia un grande segnale, cioè quello che i sindaci, io ho definito, sono in prima linea, così come i medici, come gli operatori sanitari, insomma, come tutti quelli che hanno a cuore la salute dei cittadini. Sindaco, ben trovato. Buongiorno, grazie ancora per l'attenzione e anch'io mi associo al saluto a tutti i sindaci della Sicilia con i quali siamo quotidianamente impegnati facendo squadra nelle teleconferenze per concordare insieme le azioni per svolgere al meglio il nostro dovere, quello di servire i cittadini in un momento nel quale si incrocia un'emergenza sanitaria e un'emergenza socio-economica. Quindi grazie per questa attenzione e ancora una volta auguri di buona Pasqua di risurrezione per tutti, restando a casa. Io voglio ringraziare Sindaco. le forze dell'ordine che sono impegnate in questo momento e diamo un alto contributo personale e fattivo alle forze dell'ordine e ai sanitari impegnati in prima linea per evitare una catastrofe dalle conseguenze incalcolabili.
Sindaco, può farci per favore il resoconto, perché io non le passo telefonate, poste, perché sono centinaia, sono migliaia. Lei lo sa benissimo, sa qual è la situazione. Qual è la situazione della distribuzione intanto dei pasti, dei buoni spesa, insomma, a Palermo? Concentriamoci su Palermo. Intanto nessuno è stato lasciato solo, voglio ringraziare i volontari, i banchi alimentari che hanno distribuito migliaia di pacchi di spesa a tutti coloro che avessero bisogno. Sono rivolti ai circa 170 luoghi a Palermo dove è possibile ricevere il pacco spesa. Proprio questo con i fondi ricevuti dal governo nazionale che abbiamo trasferito in parte a questi banchi alimentari. Da questa mattina è iniziata l'operazione di acquisto da parte dei cittadini che hanno fatto domande, che le domande erano in regola, hanno cominciato già ad acquistare da questa mattina i buoni pasto che sono stati distribuiti e che vanno distribuiti a tutti direttamente, ricordando che il contenuto del buono pasto può essere utilizzato anche nelle settimane successive, quindi se c'è la possibilità di non affollare i supermercati, sono grato perché è possibile comunque di provvedere nei prossimi giorni, la prossima settimana. E la prossima settimana a coloro che hanno già avuto la conferma del loro diritto verrà anche accreditata la settimana successiva. Credo Sindaco. I controlli, abbiamo visto, mi permetta di denunciare, abbiamo visto troppa gente in movimento a Palermo. Io voglio ringraziare i tanti palermitani che sono la stragrande maggioranza, che sono rimasti indubbiamente a casa e che rispettano le indicazioni date dal governo nazionale. Ma voglio anche dire che grazie alle forze dell'ordine, che sono state al lavoro da questa mattina, sono anche in funzione di droni della Polizia Municipale, che controlleranno sabato, domenica, lunedì, ma tutti i giorni controlleranno la città per ricordare appunto ai cittadini il dovere morale e giuridico di rispettare le regole e di restare a casa. È un'operazione certamente complessa, ma sta funzionando grazie alla collaborazione di tanti cittadini. Ci sono moltissime auto della protezione civile del comune che stanno mandando un messaggio registrato che invita tutti a restare a casa. Dobbiamo ancora subire e sopportare questo disagio, ma è il disagio che ci consentirà dopo di poter vivere una vita lentamente normale, senza piangere i troppi morti, purtroppo siamo già costretti a piangere in Sicilia e in maniera drammatica in tante altre parti del nostro paese. Sindaco, i suoi auguri ai concittadini, il messaggio di Pasqua. Perché sia una Pasqua per tutti di resurrezione, di una vita nuova, di una nuova sensibilità per la salute, una nuova sensibilità per se stessi e per gli altri, ricordando che il benessere della salute è fondamentale, così come è fondamentale dare risposta, come stiamo dando risposta, a quelli che sono diritti e bisogni elementari, come quello di poter avere i beni alimentari, ma anche i beni di prima necessità, adesso anche con l'ultimo provvedimento del governo nazionale, anche quello che serve per i bambini, soprattutto quello che serve per abiti e necessità dei bambini che sono esposti come tutti e più di tutti a questo terribile virus. Sindaco, un'ultima cosa, dovevo farla prima, però tra poco sarà in diretta il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. C'è una denuncia, alcuni comuni addirittura sono senza già soldi. Sì, questa è la denuncia che abbiamo fatto partire con l'Agi Sicilia, raccolta dall'Agi Nazionale e rivolta appunto al governo nazionale, che non si è ancora occupato dei comuni. I comuni hanno bisogno di un intervento straordinario, di un decreto che noi abbiamo chiamato Cura Città e che provvede a dare ai comuni risorse finanziarie. Tutti gli 8.000 comuni d'Italia sono tutti in terribili difficoltà, non soltanto consentendo di avere risorse aggiuntive, ma anche consentendo di spendere risorse che i comuni hanno e non possono spendere.
perché l'applicazione del patto di stabilità europea, l'Italia ha approvato delle leggi di stabilità italiana, per cui dovendo mantenere i livelli di spesa a livello nazionale, ha costretto i comuni che pure hanno risorse di non poter spendere. È un paradosso in questo momento di emergenza. I comuni hanno risorse che non possono spendere. C'è bisogno di modificare questa legge, anche perché l'Europa ha sospeso il patto di stabilità e l'Italia deve al più presto con un decreto legge che ho chiesto anche io personalmente al Presidente Conte, che abbiamo tutti chiesto al Governo nazionale, possa liberare questi vincoli di spesa e possa consentire di dedicare le risorse per l'attività ordinaria, che è anche un'attività di servizio ai cittadini, penso ai servizi sociali, certo. Penso a tutto quello che viene fatto a favore degli anziani, dei minori, delle persone disabili, ma anche al tempo stesso possa consentire di affrontare, avendo l'attività necessaria, questa grande emergenza, che adesso stiamo tamponando con questi 400 milioni nazionali che sono stati assegnati a tutta Italia. Che è un'anticipazione. Esattamente. Si dovrà capire cosa, se non si muove subito qualcosa, cosa si farà dopo, visto l'anticipazione. Ma bisogna pensare adesso e anche a dopo, come abbiamo già iniziato a pensare a dopo. Ho fatto gli incontri con gli operatori economici, gli operatori turistici, pensate quanta ricchezza e quanto lavoro viene dato dall'esplosione turistica a Palermo, che adesso si trova ad essere certamente senza turisti, con i bed and breakfast chiusi, con gli alberghi chiusi, senza nessun cliente, con le attività di ristorazione, i bar, i taxi, tutti coloro che operavano nel settore del turismo, ma anche nel settore dello sport, pensare ai tanti istruttori di sport che non possono più svolgere l'attività per la chiusura disposta dal governo nazionale, delle palestre, degli impianti sportivi. Io credo che sia necessario un decreto cura città, che affronti i problemi della città, che affronti il problema anche di chi non ha che vivere in questo momento, ed è un uomo povero perché era prima al lavoro nero, vergogna, il lavoro nero è una vergogna non per chi lavora, ma per il rapporto di lavoro che non mette in regola i propri dipendenti, ma anche al tempo stesso il lavoro non strutturato, quello cioè che non consente di accedere alla cassa integrazione e agli ammortizzatori sociali, che invece sono proprio di coloro i quali hanno un lavoro strutturato. E quindi chiediamo al più presto questo intervento che il Presidente Conte ha promesso di approvare nei prossimi giorni. Attendiamo e chiediamo con forza che questo avvenga. Centinaia e centinaia di sindaci hanno raccolto l'appello che noi abbiamo raccolto, abbiamo lanciato la Sicilia, abbiamo lanciato la Commissione di Palermo, ma anche il Presidente dell'ANCI, e queste centinaia e centinaia di sindaci, le cui firme si stanno raggiungendo a questo momento in maniera vertiginosa, chiedono questo intervento cura città. Il governo deve occuparsi dei problemi delle città e dei comuni, non limitando l'intervento a quell'intervento che consentirà per due, tre, quattro settimane di dare il minimo alimentare di beni di prima necessità, ma bisogna anche pensare a dopo, a programmare come è possibile la ripresa, una ripresa che sarà certamente più lenta per alcuni settori, penso al turismo, certo. Non basterà riaprire gli alberghi, perché gli alberghi possono avere clienti, perché in questo momento c'è da parte di tutti i soggetti del mondo, ovviamente la resistenza a spostarsi, allora dobbiamo provvedere a dotare, come stiamo portando, gli alberghi di un protocollo sanitario, in modo che la nostra città, che era eccitante e sicura, possa essere sicura anche sul versante sanitario. È l'unico modo per poter riprenderci dopo questo lungo periodo di terribile disagio. Buona Pasqua, Sindaco, buona Pasqua a lei e a tutta la sua famiglia. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie veramente. Sempre presente comunque in 19 Live il sindaco Luca Orlando, con la sua sensibilità ovviamente dà un contributo a che arrivi la voce dei sindaci. E tra le altre cose mi è appena arrivato un post che mi dice buongiorno, invitate... Grazie, grazie ancora sindaco, grazie. Buon lavoro, buon lavoro. Dicevo, mi è arrivato anche un post, buongiorno, invitate il sindaco di Carini, non si fa sentire in paese, purtroppo ancora oggi tanta gente in difficoltà per fare la spesa. E allora noi proveremo naturalmente a contattare anche il sindaco di Carini, che credo che comunque
anche lui in qualche modo sarà in prima linea, ovvio. Andiamo ancora avanti con la nostra pubblicazione. Vi stavo leggendo, adesso ci collegheremo con Agrigento, con il sindaco Firetto. Proviamo intanto a continuare questa mini rassegna stampa che vi stiamo dando per cercare di capire come le testate giornalistiche hanno reagito in modo particolare all'intervento del Presidente del Consiglio. Dunque, bene i primi test per il vaccino, lenta la discesa per la curva. Ancora stiamo parlando dei vari quotidiani, naturalmente siciliani, noi ci concentriamo sulla Sicilia, come sapete. Dunque abbiamo speciale per stanare il Covid, ci sono i ricercatori, li abbiamo anche sentiti nel corso dei nostri appuntamenti. Laboratori di analisi accrediti, il CGA chiama la Corte Europea. La clinica isolata dopo il focolaio, cresce il numero dei contagi, stiamo parlando di Palermo, pronto soccorso e corsie svuotati, la psicosi da virus fa miracoli, ovviamente, insomma, anche questo. Cefalù, tamponi a tappeto al personale del Giglio, ci collegheremo con il dottor Vizzi quest'oggi nel corso di questo appuntamento, vediamo se riusciamo tra qualche istante a collegare altri sindaci. C'è un fitto programma quest'oggi per questo fine settimana di Pasqua. Volevo invitare i telespettatori a non chiamare al 391 117 6872 che dovete utilizzare soltanto per inviare post, che noi leggeremo comunque nel corso della trasmissione, quindi magari faremo rispondere gli esperti. Se invece volete intervenire in diretta, andate, chiamate lo 091-333-660. E ci colleghiamo adesso con il prossimo sindaco. Abbiamo il sindaco di Cerda, Salvatore Geraci. Ben trovato, sindaco. Ciao a tutto lo staff di Telemani, ciao Roberto, ovvero Marco. Vedi tu, vabbè, è uguale. Allora, sindaco, vuole darci intanto la situazione contagi a Cerda? Che situazione state vivendo? Allora, a Cerda ci abbiamo, per fortuna, zero contagi ad oggi. Bene. Zero contagi. Bene. E abbiamo avuto, diciamo, 140 persone circa in isolamento volontario, in quarantena precauzionale. Sì. A seguito dell'ordinanza di Musumeci ci hanno fatto 27 tamponi ad oggi e abbiamo 27 negativi. Bene. Rimangono altre 10-12 famiglie praticamente che continuano con l'isolamento volontario, perché nel frattempo sono uscite persone dal nord, dalla Sicilia, e quindi abbiamo questa tipologia di isolamento volontario. Qualche due settimane fa c'erano state delle persone in isolamento che erano venute in contatto con persone positive, ma per fortuna, diciamo, non abbiamo avuto praticamente riscontri positivi. Sindaco, Subito in mente, quando si sente parlare di Cerda, ovviamente si pensa ai carciofi, che in questa fine settimana di Pasqua sono sempre stati protagonisti tra i principali, ovviamente, degli alimenti che vengono utilizzati per le scampagnate. E allora, la sagra quest'anno che facciamo? Non possiamo rinviarla, perché tutti si stanno chiedendo questa cosa. Come facciamo a rinviarla in un periodo magari dove non ci sono più carciofi? Com'è? Che avete pensato? Ma abbiamo pensato sicuramente di rinviarla, diciamo, in estate, oppure di rinviarla per ottobre, novembre, dove ci sono già i carciofi. Chiaramente il 25 aprile per noi rappresenta l'apoteosi del carciofo, è la festa del carciofo cerdese, dello spinoso cerdese palermitano per antonomasia. Quindi questo per noi è, che viviamo in questi tempi difficili, come si vive? Che cosa avete fatto? Che aiuti avete dato ai tanti produttori, ai coltivatori? Insomma, qualche aiuto dal comune sarà arrivato, no? Oppure non è arrivato nulla? Allora, in questo momento stiamo aiutando famiglie più bisognose che hanno
diciamo, l'esigenza di acquistare dei buoni alimentari, di acquistare degli alimenti, Certo. prodotti di prima necessità. Adesso io La infatti ho priorità è una quella. attività sociale dove stiamo esitando, dove gli uffici stanno esitando delle pratiche. Pensiamo già di oggi dare i primi buoni e completare il tutto tra martedì e mercoledì. Quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda invece tutta la filiera agricola, in questo momento sta lavorando. Sicuramente ci sono stati dei problemi quando è stato chiuso il mercato frutticolo di Palermo. Certo. Per necessità, diciamo, di salute e per necessità, diciamo, di sicurezza, per permettere anche al mercato di lavorare in sicurezza. Quindi là abbiamo avuto chiaramente i nostri produttori, i nostri agricoltori hanno avuto un danno. Abbiamo un danno soprattutto per quello che è l'accoglienza, i ristoratori, i Il turismo bar, che anche, il turismo. lavorano molto in questo periodo, Sindaco, naturalmente ci sì. incontreremo anche nei prossimi giorni per tenere e cercare di dare un aiuto ai comuni, anche da questo punto di vista promozionale. Insomma, ci saranno i siciliani che gireranno molto di più quest'estate che gli stranieri. Detto questo, Noi... il suo messaggio ai suoi concittadini, quindi l'augurio di Pasqua del sindaco Geraci. Allora, io diciamo ai miei cittadini, ai miei concittadini, a tutti i miei paesani, alle donne e agli uomini di Cerda, dico di continuare a seguire queste regole, che sono le regole di stare a casa, evitare chiaramente di fare scampagnate, picnic, di andare fuori dalle proprie abitazioni, però con un messaggio positivo, con un messaggio positivo di dire che sono convinto, il popolo di Cerda ha dimostrato sempre nelle grandi occasioni, nel momento che c'è di sbracciarsi, nel momento che c'è di lavorare, perché è un popolo laborioso, dedito soprattutto dedito all'agricoltura. Il popolo unito sicuramente ce la faremo, ne usciremo meglio di prima, saremo più forti e convinti che questa, diciamo, crisi ci renderà più forti e consapevoli per affrontare tutte quelle che sono le problematiche che la vita ci presenta ogni giorno. E io ci sono, ci sarò Bene. ad aiutare perché devo dire una cosa. In questo momento dobbiamo pensare a come affrontare dal 3 maggio la fase 2. Questa è la Bene. cosa più importante. Bene. Dobbiamo trovarci pronti alla fase 2 perché io oggi sono stato in contatto con falegnami, con artigiani, con un pittore e credimi, Alberto, poter dire, continuare a dire state a casa, senza che si veda la luce in fondo al tunnel. Devo poter dire, e questo appello lo farò a tutti i miei colleghi sindaci, io devo poter dire oggi, praticamente, sì, stai a casa, ma dal 3 maggio ti devo dire quello che tu devi fare, come ti devi Bene, comportare. bene, va bene, Io sindaco. una cosa Chiedo volevo dire solo. perdono, ma devo dare spazio agli altri sindaci, Sì, sono ma veramente due tanti. minuti, cioè la cosa importante in questo momento qual è in questa prima fase? Mettere tutte le persone che lavorano in trincea, mi riferisco ai vigili urbani, ai carabinieri, alle caserelle dei supermercati, agli operatori delle case anziane, ai farmacisti, chi lavora in trincea, chi sta, diciamo, continuando a dare un servizio di normalità e Certo. sta permettendo. Noi dobbiamo essere riconosciuti a queste persone di vedere se sono positivi attraverso Va bene, negativi, va secondo me. bene. Grazie, Questo è sindaco. quello, e lo dobbiamo Grazie. permettere pure agli altri questo, Sindaco, perché si deve fermare siete perché sennò levo spazio agli altri sindaci e non mi veramente sembra giusto. inizia la seconda fase, ma l'inizio da impreparato. Dobbiamo essere Grazie. pronti sia alla Grazie. prima fase che alla seconda fase, mettendo le persone in condizione di salute e di sicurezza. Grazie. Grazie, buona Pasqua Ciao, sindaco, buona ciao, ciao. Pasqua, grazie, grazie. Andiamo avanti, allora comunico alla regia che è disponibile anche il sindaco di Catania, che dovrebbe chiamarci tra poco a 19 live, va bene su Skype, ve lo dico così in diretta, così andiamo velocemente. Nel frattempo voi continuate a mandare i vostri post perché arriverà il momento anche di parlare con i medici, arriverà il momento di parlare
anche con la Feder Consumatori, insomma, per avere delle risposte. Insomma, abbiamo veramente tanto ancora da dire e da far dire, soprattutto ai nostri amici telespettatori. In questo fine settimana di Pasqua, la prima volta al mondo che una Pasqua si celebra così, ovviamente sarà anche un momento molto delicato per tutti i fedeli abituati a seguire le programmazioni, i riti soprattutto pasquali. Noi con Teleone, avete visto, insomma, stiamo cercando di portare nelle vostre case quanto più è possibile anche queste celebrazioni che sono particolarmente delicate. Vedo già pronto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, abbiamo parlato proprio qualche minuto fa con il presidente dell'ANCI, Leo Luca Orlando, che ha sottolineato l'importanza intanto dei sindaci che lanciano un grido d'aiuto. Ben trovato sindaco intanto. Buongiorno, buongiorno. Ben trovato. Allora, sindaco, dicevo, non so se mi ha sentito, Leo Luca Orlando ha sottolineato l'importanza di questi 45 comuni, mi pare, che hanno lanciato un grido d'aiuto. Sì, siamo in 45, in realtà se ne sono aggiunti in corso d'opera altri presidenti di provincia anche. Bene, bene. Allora, vuole dire ai nostri amici... Mi riferisco a presidenti di provincia oltre Sicilia, visto che noi non li abbiamo presidenti di provincia. È vero. Vuole ricordare ai telespettatori, insomma, qual è questo grido di aiuto dei sindaci siciliani? Ma noi ci infiliamo in un tunnel che è veramente disastroso. Sappiamo tutti qual è stata fino ad oggi la condizione delle autonomie locali in termini finanziari. Si vive sostanzialmente di una finanza derivata con poche invece risorse da imposizione diretta che vanno al comune, ai comuni. E questo fa sì che sostanzialmente l'impoverimento dei trasferimenti da parte di Stato e Regione, che è stato progressivo in questi anni, ha messo i comuni in una condizione di inagibilità, di impossibilità di assicurare i servizi essenziali, lo vediamo tutti, le buche sulle strade che ci fanno dannare e ci fanno trovare il facile capro espiatorio nel sindaco malcapitato. Ecco, oggi con l'annientamento totale di quella minimale possibilità di imposizione, tutti i tributi sono sospesi in questo momento. Ci si infila nel mese di maggio in una condizione di grave crisi di liquidità, non si sarà nelle condizioni di assicurare quei servizi minimali ordinari che fanno parte della condizione diciamo fisiologica dei comuni, lasciamo perdere gli stipendi dei dipendenti che pure quelli vanno pagati, ma certamente le fatture per la nettezza urbana, e quindi rischieremo di avere anche qui lo sciopero del settore ecologico, ci farà andare in ginocchio. Allora, sindaco, il grido è forte. Prego, sì, prego. Sì, chiedo perdono, abbiamo dei tempi strettissimi, magari nelle prossime giornate, subito dopo Pasqua, noi ci risentiremo per approfondire ancora e continuare a lanciare la voce dei sindaci siciliani. Lei ha ragione, noi ci facciamo prendere. Sì, è vero, è vero. Però ci dà la situazione dei contagi ad Agrigento anche? La situazione è questa, noi abbiamo ad oggi, a stamattina, 12 soggetti positivi. Nella gran parte si tratta di persone che sono presso il proprio domicilio, che hanno alcuni di questi dei sintomi non particolarmente pesanti. Alcuni sono stati quasi asintomatici, non del tutto asintomatici, però casi di totali asintomatici non ne abbiamo avuto. Abbiamo invece avuto per converso 3 casi con sintomi severi e che sono ricoverati presso strutture ospedaliere. Sindaco, quali sono le iniziative che Agrigento ha preso per aiutare le famiglie disagiate, le persone che hanno bisogno e che in questo momento sono bloccate dall'emergenza? Sotto questo punto di vista devo dire che ci siamo dimostrati Italia, nel senso che nell'immediatezza si è colto in maniera nitida che si andava incontro a questa situazione emergenziale per tante famiglie, anche per famiglie che mai prima di quel momento avevano fatto ricorso ai servizi sociali, alla Caritas,
cioè delle nuove condizioni di difficoltà, ecco, per non chiamarle povertà, di difficoltà serie. Abbiamo lanciato un'iniziativa che è stata carrello sospeso, tanti nostri concittadini, sapete in che cosa Sì. consiste, tanti nostri concittadini hanno partecipato, ma tanti Bene, davvero, bene. tantissimi, e questo ci ha consentito, a stamattina ho notizia freschissima, noi siamo ad aver consegnato attraverso questo sistema 652 pacchi spesa a famiglie, anche con omogeneizzati, latte per i neonati e quant'altro. E a questo ha fatto, diciamo, da supporto certamente l'intervento del governo. In queste ore stiamo ultimando la distribuzione dei buoni spesa, l'intervento importante di Caritas diocesana e poi di una realtà che qui da noi svolge un lavoro straordinario, che sono i volontari di strada, un gruppo di cittadini di diverse età che sono da sempre impegnati in prima linea nella lotta alle povertà. Sindaco, in un minuto il suo augurio di buona Pasqua ai suoi concittadini, a questa meravigliosa città di Agrigento. L'augurio è intanto che la prima raccomandazione e poi l'augurio. Facciamo in modo che gli sforzi che abbiamo fatto in queste giornate pregresse si possano confermare senza allentamenti di tensione che sarebbero pericolosi. Quindi la prima raccomandazione è questa. L'altra è che insieme ne usciamo presto, mi auguro che ne usciamo presto tutti insieme, ci sarà un di più di sacrificio da mettere in campo per risalire la china. Ma le nostre città torneranno a splendere anche più di prima. Buona Grazie Sindaco, buona Pasqua anche a lei e ai suoi concittadini. Pasqua a voi. Grazie, grazie. Allora, stiamo per collegarci con Catania, anche con il Sindaco Pogliese. Vediamo se riusciamo naturalmente in brevissimo perché i tempi si allungano. Oggi è una giornata in questo fine settimana che noi stiamo dedicando evidentemente a far sentire la voce dei comuni. Non fosse altro perché, come avete già intuito, noi proviamo a sentire direttamente la voce dei primi cittadini quali sono le situazioni dei contagi. Perché noi quando vediamo i risultati dei contagi, vediamo la provincia, no? Tutto, però non sappiamo nello specifico molto spesso quanti ad Agrigento, quanti a Palermo, quanti per dire a Cerda, insomma, in tutti i comuni. Noi li stiamo collegando, abbiamo collegato già oltre 50 comuni e continueremo a farlo fino a quando ci sarà questa esigenza di emergenza. Ma è un modo per partire anche per dare l'idea che Telewan, la prima cosa che vuole fare è servizio pubblico. Noi ci proviamo. E allora, abbiamo pronto il sindaco Pogliese di Catania, che ringraziamo veramente tanto perché sappiamo i tanti impegni che ci sono in questo momento in prima linea. Chiediamo soltanto al sindaco se può togliersi dalle spalle la finestra perché la luce lo scurisce, quindi non lo vediamo benissimo. Ecco, ecco così, adesso va molto meglio. Grazie veramente di cuore, intanto sindaco, per essere con noi. Ci vuole dare subito una situazione dei contagi, insomma, Catania è sempre stata purtroppo la provincia con maggiori contagi. La situazione è assolutamente sotto controllo, ovviamente non è particolarmente qualificante per noi, perché abbiamo coloro che avremmo voluto non indossare mai in termini di primi in Sicilia come numero di contagi, ma complessivamente la situazione è assolutamente sotto controllo, decisamente diversa, grazie a Dio, rispetto a quello che si è verificato in tutte le altre regioni italiane. E quindi credo che questo dato sia da attribuire, come hanno fatto alcuni esperti, certamente al primo focolaio di Agraria che ha determinato dei numeri di contagiati assolutamente significativo, e poi alla presenza di un aeroporto internazionale, alla presenza di un ateneo molto frequentato con la movida catanese che nei giorni iniziali probabilmente non aveva perfettamente percepito la gravità di quello che era accaduto. Ma al di là di questo, oggi la situazione è assolutamente sotto osservazione, le strutture sanitarie stanno reggendo benissimo, grazie all'abnegazione del personale medico e paramedico, a cui voglio rivolgere un sentimento di sincera gratitudine, quindi la situazione è assolutamente sotto controllo, non si è verificato quel trend di crescita esponenziale
che molti avevano immaginato si sarebbe registrato dopo il rientro in Sicilia di decine di migliaia di nostri studenti o lavoratori, quindi siamo Sindaco, moderatamente... arrivano centinaia e migliaia di chiamate da Catania alla nostra redazione di gente in grandissima difficoltà, però la solidarietà dei catanesi si è fatta sentire, lo sappiamo per dei dati che abbiamo anche noi, e voi avete preso delle iniziative importantissime per ottemperare alle esigenze. E siamo molto orgogliosi di quello che i catanesi hanno voluto sancire attraverso una partecipazione al di là di ogni nostra più rossa aspettativa ad una iniziativa innovativa che abbiamo realizzato. Mi riferisco a Catania Aiuta Catania. Siamo stati i primi in Italia ad avviare una piattaforma online, ad aprire contestualmente un conto corrente bancario. Ebbene, oggi a distanza di 13 giorni dall'avvio di quell'iniziativa possiamo dire in anteprima ai vostri canali che abbiamo registrato donazioni superiori a 340.000 euro, 1.400 catanesi hanno voluto donare da 5 euro a 1.000 euro, alcune realtà imprenditoriali hanno fatto qualcosa di più, ovviamente li ringrazio particolarmente, ma l'aspetto molto importante è rappresentato dalla corale partecipazione da parte di tutti i catanesi. Ovviamente il mondo politico ha fatto la propria parte, in primis l'ha fatto il sindaco, gli assessori, l'hanno fatto i dirigenti, come era giusto fare, seguire gli esempi, essere d'esempio, diceva qualcuno, ma l'aspetto più importante da evidenziare è stata questa partecipazione capillare, grazie alla quale abbiamo, dopo 5 giorni dall'avvio di questa iniziativa, consegnato a domicilio oltre 1.500 pacchi di generi alimentari con una 50ina di euro di prodotti, l'80% dei quali rigorosamente siciliani, come abbiamo fortemente voluto. Ebbene, in 5 giorni, lo dico con presunzione e orgoglio, abbiamo attivato la piattaforma online, abbiamo attivato il conto corrente, abbiamo espletato le procedure burocratiche per assegnare la gara d'appalto per la fornitura di questi pacchi alimentari, abbiamo pubblicato l'avviso sul comune, abbiamo espletato le pratiche per analizzare queste domande e abbiamo iniziato la consegna a domicilio a 1.500 famiglie. Credo che abbiamo utilizzato tempi molto molto stretti, Sindaco, mai registrati all'interno di un ente pubblico, siamo orgogliosi di questo. Abbiamo appena sentito, poco prima di lei, il presidente dell'ANCI, Leolo Corlando, poi abbiamo sentito anche il sindaco di Agrigento, i comuni insieme lanciano un grido d'aiuto, quale? Quello di essere più coerenti rispetto a quello che si dice all'interno di alcune conferenze stampa. Il governo nazionale ha elargito 400 milioni di euro ai comuni, per Catania questo ha comportato 2 milioni 550 mila euro di risorse aggiuntive per l'emergenza alimentare che noi stiamo subito utilizzando. Ieri alle 12 è scaduto il termine per l'avviso, ebbene ieri sera già circa 1.000 famiglie della nostra città attraverso l'app hanno potuto utilizzare le prime risorse. Sindaco, però, mi faccia sì, adesso la faccio continuare, però mi dia la possibilità di sentire un catanese che ci sta chiamando intanto e quindi lo passiamo per dare voce a chi voce solitamente non ha. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Con chi parliamo? Il sindaco dice per il Banco Alimentare fare la richiesta. Sì. Però non dice dove fare la richiesta. Bene. E poi non dice, io lavoravo alla fiera, non dice quando aprirà la fiera per farci lavorare. La fiera, va bene, grazie. Allora, sindaco, non è vero, allora, perché lei lo dice continuamente, tutti i giorni, insomma, dove poter ritirare. La richiesta è possibile farla sul sito del comune, vi è un avviso pubblicato per i pacchi di generi alimentari, attualmente aperto, e quindi chiunque non l'avesse ancora fatto lo può fare, e in tempi assolutamente stringenti vedrà il pacco di generi alimentari. Per quanto riguarda la fiera, contando le norme, è opportuno dire, in questo momento impediscono l'apertura dei mercati all'aperto all'interno di aree non recintate, e la fiera di Piazza recintabile perché è troppo estesa. Stiamo immaginando soluzioni alternative, però è giusto essere molto prudenti. Io comprendo perfettamente le difficoltà che
quella categoria di nostri commercianti sta vivendo in maniera aggiuntiva rispetto ad altre, ma dobbiamo ovviamente confrontarci con le norme attualmente vigenti, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attualmente vigenti, e in questo momento in piazza Carlo Alberto non è possibile aprire. Stiamo cercando altre soluzioni alternative, daremo le opportune comunicazioni quando avremo certezze. Sindaco, ritenga sempre disponibile questo spazio regionale, ma soprattutto per i catanesi tanti, con i quali ci scusiamo, non riusciamo a mandare le telefonate perché dobbiamo passare ad altri sindaci, però sindaco, mi permetta di chiederle il suo messaggio di buona Pasqua naturalmente ai suoi concittadini. Innanzitutto grazie di cuore per quello che voi fate, l'informazione è sempre importante, ma in questo periodo è ancora più importante, quindi vi ringrazio davvero con estrema sincerità per quello che fate e per come lo fate in maniera assolutamente qualificante. Ne approfitto per rivolgere ai miei concittadini i più sinceri auguri per una Pasqua che possa rappresentare anche il primo inizio di una resurrezione che mi auguro potremmo vivere anche nella nostra città quando questa emergenza si concluderà. Sono perfettamente consapevole che contenere, limitare le libertà individuali è una cosa che nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare di poter vivere nel XXI secolo, ma ciò è stato fatto nell'interesse collettivo e quindi dobbiamo rispettare ancora in maniera più stringente queste prescrizioni, dobbiamo fare gli ultimi sforzi per non vanificare quello di buono che abbiamo fatto, e quindi tanti auguri di cuore a tutti i miei concittadini, a tutti i siciliani e permettetemi anche a voi bravissimi giornalisti. Grazie a nome anche di tutti i tecnici. Buon lavoro sindaco e buona Pasqua. Grazie ancora. E allora andiamo ancora avanti, abbiamo già collegato tutti i comuni, a questo punto passiamo direttamente a un collegamento al quale teniamo in modo particolare in questo fine settimana di Pasqua, perché alcuni volontari che sono per strada da questa mattina, ci collegheremo tra poco con l'associazione ACS e con il suo presidente Alessandro Montes, proprio per farvi vedere come stanno funzionando le distribuzioni dei buoni spesa, degli alimenti, insomma alle famiglie che ne hanno fatto richiesta e che hanno veramente tanto bisogno. Sappiamo anche che ci sono tante famiglie che non sono ancora riusciti a raggiungere le richieste, però bisogna continuare e dare soprattutto merito a tutti questi volontari, tutti quelli che in questo momento sono al lavoro e che tra poco si collegheranno con noi proprio per dare testimonianza di quello che stanno facendo. Persone che veramente ci mettono il cuore, che noi italiani in generale, ma in modo particolare i siciliani, abbiamo questo grande cuore verso gli altri, non dobbiamo certo dimostrarlo adesso in questa occasione. Ecco qua, eccolo qua, lo vedo Alessandro Montes, che saluto e ringrazio intanto per questo collegamento. Alessandro. Ciao Roberto, io non ti vedo, comunque come stai? Bene, tutto a posto. L'importante è che, dicevo appunto, l'importanza di questa testimonianza. Ci vuoi raccontare come gli volontari dell'ACS stanno lavorando? Sì Roberto, allora io ti chiamo dal COC, dalla centrale operativa del Comune di Palermo, della Protezione Civile del Comune di Palermo, dove i volontari, oltre che della mia e di tantissime associazioni, stanno svolgendo la propria opera per dare supporto in questa fase di emergenza, sia per la risposta telefonica al 740 1015, che è il numero del Comune di Palermo per l'attivazione del buono spesa, che per richieste della cittadinanza di qualunque tipo, quindi come comportarsi in determinate situazioni e come dare sussistenza alle persone disagiate che all'ultimo minuto hanno veramente bisogno di mangiare qualcosa perché si trovano in condizioni di estremo disagio. Ecco, ci puoi proprio documentare anche visivamente come stanno lavorando i ragazzi, tutti i volontari? Sì, certo Roberto, ora anche raccogliendo giro la telecamera. Ecco, così raccogliamo anche delle informazioni, no? Delle testimonianze, sì. Più che altro di quelli, eccoli qua. Allora, guardate, questa è la sala operativa del COC. Vedete gli operatori qua che stanno lavorando, abbiamo qua con noi anche il dottor Corsini oggi del Comune di Palermo, veramente ogni giorno qua, poveretto, che si dà da fare per risolvere le infinite problematiche. Che saluto con piacere, insomma, vedere dirigenti di alto spessore in prima linea. Ciao Fabio, buon lavoro naturalmente, grazie per abbiamo quello che con fai. Noi il dottor Zirilli dell'ANPAS, che è un membro del permanente del COC, del Comitato
del comune di Palermo, operativo del comune di Palermo, e ti faccio vedere i ragazzi che lavorano. Sì, ecco. Abbiamo 7 postazioni in atto attive, qua c'è Sergio che sta lavorando al computer, che sta dando risposte alle persone che chiamano per sapere lo stato di avanzamento del buono. Ecco, vogliamo ricordare il numero di telefono per favore, Alessandro? Allora, così il numero di telefono è il 740, qua c'è Viviana, sì. 091 740 10 10 15. Qua c'è un'altra operatrice, Emanuela, chiediamo, vuoi che chiedo qualcosa? Sì, 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 vai. Nel frattempo dalla regia mi mettete in sovrimpressione proprio accanto in grafica questo numero 091 091 740 1015 1015, ok. Così allora, qua c'è Emanuela che è un'operatrice. Emanuela, quante chiamate hai ricevuto stamattina? Almeno una trentina. Almeno una trentina. E le richieste che fanno quali sono? Quasi tutti sullo stato della pratica per la richiesta del buono. Ma ne arrivano chiamate? Dico, quando tu fai questa attività... Cioè, appena si chiude il telefono, subito ne arrivano, perché non abbiamo il tempo di far nulla, se non rispondere alle loro esigenze. Perfetto, perfetto, grazie, grazie Emanuela. Roberto... Scusami, 740 1015, 740 1015, questo è il numero di telefono che le persone possono contattare per richieste d'aiuto. Insomma. Vuoi sentire una chiamata live? Ti faccio sentire cosa avviene. Anche, naturalmente, anche mantenendo la privacy per le persone. La voce alla chiamata, ecco, magari se riusciamo, però senza far sentire il nome, insomma, magari un attimo che ha chiuso. Iena, prendi un'altra chiamata, così prendila in via voce. Senti, quali sono i prodotti che state consegnando, cosa state distribuendo? Sentiamo prima qua Roberto. Sì, pronto? Sì, buongiorno signora. Sì, pronto, mi sente? Sì, la sento. Le volevo chiedere una cosa, siccome io ho fatto la domanda per i buoni spesa. Sì. Mi avevano detto che poi mi arrivava un messaggio. Come oggi ho letto su Palermo Today che hanno pagato già i buoni. Sì, volevo capire come mai a me non è arrivata nessuna comunicazione. Sentiamo subito, signora. Lei è la signora? Allora, fermiamoci con i nomi, per favore, per privacy. Non mandarmi allora, Alessandro, no, i nomi. Ho tolto, sì. Ok, bravo, bravo. Su di me la perfetto, telecamera, benissimo. Ho tolto la chiamata perché per non fare sentire i dati della persona. Io ti ringrazio veramente, stiamo facendo testimonianza proprio di quanto sta succedendo in questo momento, perché qua l'importante c'è un amico pure che ti vuole salutare. Sì, eccolo. Allora. Te lo passo subito che ci teneva. Sì, nel frattempo prendo una telefonata. Sì. Pronto, chi è in linea? Certo. Pronto, sono il signor Giordano. Prego. Da Palermo. Prego. Volevo dire una cosa, sono irreperibile, non ho però residenza, non ho nulla, perché posso fare di cittadinanza, non lavoro, lavorare in nero, non so cosa devo fare. Guardi, deve, intanto se ha bisogno di aiuto, deve chiamare lo 091 740 1015 intanto. Vede che siamo in questo momento in diretta, stiamo facendole vedere come funzionano i volontari proprio. Come stanno adoperandosi, stiamo parlando del comune di Palermo, ma così sta succedendo in tutta la Sicilia, questo ci preme dirlo. Alessandro. E allora Roberto, ti dicevo, allora noi in questo momento diamo l'assistenza alla cittadinanza principalmente per il buono spesa. Sì. Noi siamo attivi su due fronti, allora praticamente un fronte su cui siamo attivi è quello della risposta al numero di telefono che ti dicevo prima. Sì. L'altro fronte è la consegna di presidi alimentari e cibo d'urgenza per le persone disagiate che non hanno la possibilità di arrivare neanche a fine giornata. E ce ne sono tantissime per ora che realmente purtroppo sono in difficoltà, in grandissima difficoltà. Vorrei a che ci sono ringraziare le varie associazioni che stanno partecipando, perché sì, oltre all'associazione Cani Salvataggio che siamo noi, abbiamo la Palermo Adventure 4x4, l'AICES, l'ERA, il CISOM, c'è l'Associazione Nazionale San Marco, la CISAR, è importantissima, le ALI, l'AMPAS che sono sempre presenti, la OPCS e tante altre che ovviamente in questo senti, momento... Senti, diventa portavoce di tutte queste associazioni e di che sì, noi siamo disponibili a farli intervenire tutti per dare questo che state facendo voi testimonianza. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Battaglia da Palermo. Prego. Siccome ho fatto domandina per il buono passe,
Sì. Questa settimana all'inizio. Sì. Ma non mi ricordo nessuna risposta per... Guardi, ha sentito poc'anzi, lei deve chiamare quel numero 740-1015, questa è la televisione, quindi se lei chiama... dire, Roberto, che le pratiche bene, sono state evase fino al 31 di marzo. Come, scusa? Se l'ha presentato... se l'ha presentato questa settimana, il signore deve aspettare un altro po'. Ecco, perché state per ora per date, ovviamente, insomma, state andando, visto che arrivano. Però arriveranno, insomma, lo stiamo vedendo, insomma, queste... Sì, allora, già oggi sono state in erogazione i primi buoni pasto, la gente è andata finalmente al supermercato a fare la spesa. È stato caricato l'importo nella tessera sanitaria, nel codice fiscale, e la gente ha materialmente fatto la spesa stamattina nei punti vendita convenzionati. Addirittura con la tessera sanitaria? Sì, abbiamo ideato questa cosa, il Comune di Palermo ha ideato questa cosa di caricare nella tessera sanitaria i punti. Che meraviglia. Vengono erogati quindi sulla tessera, sul microchip presente nella tessera sanitaria. Bellissimo, ma di questa cosa non ne sapevamo nulla noi, adesso l'abbiamo scoperto. Ora ti faccio parlare con il dottor Corsini, magari vi dà anche qualche numero più importante. Certo, assolutamente sì. Dottor Corsini, allora mi chiedevo questa erogazione data sulle tessere sanitarie. C'è un po' di disturbo sulla connessione, Alessandro, se ti puoi spostare dall'altra parte magari, evidentemente c'è grande... Ci sei sempre, Roberto? Sì, adesso sì. Ok, allora qua c'è il dottor Corsini, prego, fagli qualche domanda tu e poi ti dà... Assolutamente, intanto questa cosa della tessera sanitaria credo che sia una cosa utilissima e velocissima anche, no? Sì, infatti è stato adottato in questo sistema... proprio per la velocità di applicazione. Sono partiti chiaramente i primi 2040. Non so se già sei al corrente sui numeri. No, se ce li puoi ridare meglio. I primi 2040 buoni spesa che diciamo, soddisferanno 6.355 persone. E questo per 3 settimane. Da martedì 14 si analizzeranno tutte le pratiche che sono già completate e sulle quali c'è qualche piccola anomalia. Questo lo si farà martedì, perché chiaramente è festa domani, lunedì, e partiranno gli altri. Adesso però i numeri non te li posso dire, perché in base alle problematiche che si verificano e quindi di conseguenza i numeri non li possiamo sapere. Però l'importante... E poi da giovedì 16... Invece si analizzeranno le ulteriori 15.000 richieste che sono arrivate, che attenzione, sono 15.000, ma di fatto ci risulta che molti l'abbiano fatta 2, 3, 4 volte, quindi certo. I numeri sono sicuramente più bassi. Quello che possiamo dire è che nonostante qui si lavora H24 anche con grandissima professionalità da parte dei volontari, gestire questo genere di situazioni non è così semplice, perché comunque bisogna dare delle risposte e la macchinosità del percorso per raggiungere il conferimento del buono pasto non sempre ci permette di dare delle risposte, purtroppo, ma non dipende Fabio, mi senti? Sì, mi senti? Sì, io ti sento. Sì. Allora, volevo chiederti, ma se qualcuno volesse dare un aiuto anche come volontariato, cosa deve fare? Si può essere lì di squadra? E allora, i volontari devono essere volontari riconosciuti e iscritti a delle categorie, più che altro sostanzialmente perché si è coperti da assicurazione. Certo. E allora, per esempio, ci si può affiliare all'ANPAS, che è una delle associazioni di volontariato che opera qui. Sì. E che può reclutare volontari. Adesso io ti faccio parlare, o parli con Alessandro stesso e ti darà i riferimenti telefonici dei responsabili di ANPAS. Sì. Basta una semplice affiliazione ad ANPAS e dopodiché si potrà venire a svolgere attività di volontariato, che non sono solo quelle di rispondere ai telefoni, ovviamente, perché ci sono molteplici attività che si svolgono nell'arco della giornata. Per cui, diciamo, poi in base alle competenze del volontario Certo. Io volevo soltanto sottolineare, Fabio, ai nostri telespettatori che ci seguono da tutta la Sicilia, che tu sei responsabile del cerimoniale del sindaco di Luca Orlando. Cioè, sì, in realtà io faccio un altro lavoro, ma... Ma questa è una cosa che veramente... Ed ero anche giustificato a stare a casa in lavoro agile fino a maggio, sostanzialmente. E invece sei andato a fare il secondo giorno mi sono buttato su questa avventura. Il sindaco ovviamente
ne è contento perché conosce in qualche modo le mie professionalità in ambito organizzativo. Abbiamo scoperto la tua grande sensibilità, Fabio. L'abbiamo scoperto. Ma io la conoscevo, però i telespettatori. Vabbè, tu mi conosci, siamo anche amici. È quello. Anche più è quello. Facile. Direi, Roberto, che il dottor Corsini è sempre disponibile a qualunque chiamata, lo so. In qualunque momento. E non lo dico perché mi costa. Tu sai che io non sono uno che ha tanti peli sulla lingua. Lo so. Senti, Alessandro, allora, Fabio, io ti devo salutare perché abbiamo da collegare anche ancora tanti altri momenti della nostra trasmissione. Ti ringraziamo perché questa è una testimonianza. Vuoi dare un altro messaggio alle famiglie, Alessandro? Sì, allora io vorrei dare, se mi permetti, Roberto, un messaggio importante. Allora, queste persone che vi ho fatto vedere qua oggi sono come me tutti volontari che stanno per spirito di abnegazione esercitando questa attività che non è la loro attività principale. Cioè, noi abbiamo qua medici, avvocati, persone comuni, casalinghe, persone che lo fanno con tanto spirito di aiutare, di fare qualche cosa. Quindi pregherei tutti quelli che chiamano di capire questo problema e che qua c'è una persona che quantomeno gli dà un abbraccio virtuale e un sorriso e li aiuta il più possibile. Se c'è qualcosa che possiamo fare, lo facciamo con tanto amore e con tanto orgoglio. Così io adesso aprirei i balconi e farei un applauso a tutti i volontari che in questo momento stanno lavorando. No, l'applauso lo facciamo noi alle persone che in questo momento stanno stringendo i denti e soffrono, Roberto. Grazie, era un altro input. Grazie tanto, Alessandro, buon lavoro. Grazie e a buona te, Pasqua. Buon lavoro anche a te, grazie per l'informazione che dai. Buona Pasqua, grazie. Ciao. Allora, andiamo ancora avanti, abbiamo sbordato, ma credo che anche voi avrete apprezzato da casa quanto era importante dare testimonianza visiva, anche toccare con mano quello che stanno facendo i volontari per la distribuzione degli alimenti, dei buoni spesa. Abbiamo sentito di questa meravigliosa iniziativa dove con la tessera sanitaria si può direttamente andare a fare la spesa. Insomma, questo credo che sia importante. Ci sono cose che devono arrivare ai nostri amici che ci seguono a casa. Allora, dobbiamo essere velocissimi perché siamo in ritardo di parecchio e ancora dobbiamo fare un altro collegamento, questa volta da Sciacca, poi c'è la parte medica, poi c'è la parte dedicata naturalmente anche alla fede, e vedo già pronta per noi per parlare sicuramente delle ultime disposizioni del Presidente del Consiglio, Rosy Abruzzo, a te la linea. Eccoci, sì, parliamo delle disposizioni dell'ultimo decreto, il DPCM del 10 di aprile, il quale ha previsto tutta una serie di riaperture a partire dal 14 di aprile. Riaperture che riguardano una serie di categorie specifiche che vado in qualche modo ad elencarvi, sebbene chiaramente l'elenco non sarà esaustivo, ma lo si può trovare online, perché ovviamente il decreto è stato pubblicato dalla maggior parte dei quotidiani e si trova comunque sui siti istituzionali del governo. Allora, potranno riaprire con tutta una serie di cautele gli studi professionali, le cartolibrerie e le librerie, sono comprese nell'elenco anche le lavanderie, i negozi di vestiti per bambini, produzione e riparazione di computer, tutto ciò che riguarda il mondo dell'industria del legno. È stato fatto riferimento specifico anche a tutte le attività forestali e di silvicoltura, il commercio al dettaglio, ovviamente questo rimane confermato, ipermercati, supermercati, piccole botteghe, supermercati che peraltro oggi, in base anche ad una intervenuta modifica da parte del governo regionale, da parte del governatore Musumeci, potranno per la giornata di oggi rimanere aperti fino alle ore 23. Per quanto riguarda tutte le attività che dicevo prima, Roberto, potranno cominciare gradualmente ad aprire dal 14 di aprile in questa che erroneamente diciamo viene chiamata fase 2, perché come in realtà sappiamo e abbiamo capito fino al 3 maggio in realtà non si parlerà ancora
di una fase 2, ma al momento di una riapertura soltanto di alcune attività, queste attività, come ti dicevo, dovranno adottare delle misure specifiche per quanto riguarda il distanziamento sociale. Quindi se si tratta di negozi di una dimensione di 40 metri quadrati, le persone potranno entrare soltanto una per volta. In caso contrario potrà entrare anche più di una persona, però sempre rispettando un certo distanziamento tra l'una e l'altra. I negozi dovranno fornire alla cassa del gel disinfettante per le mani, tutto il personale dei negozi dovrà essere dotato di mascherine e dovranno essere messe a disposizione mascherine anche per chi entrerà all'interno del negozio. I pagamenti se possibile dovranno avvenire esclusivamente con l'utilizzo del bancomat, onde evitare proprio il maneggiamento del denaro e delle banconote, che purtroppo ai noi possono essere una fonte di contagio, perché possono veicolare il virus. Quindi distanziamento, mascherine e gel, queste sono le regole fondamentali, oltre al fatto che tutti i negozi dovranno prevedere almeno due ingressi, o quantomeno un ingresso e poi la possibilità di uscire da un altro lato, onde evitare che chi entra e chi esce possano le persone, diciamo, possano incontrarsi o dovere passare in maniera troppo ravvicinata l'una alle altre. Per quanto riguarda invece la situazione di Sciacca, dalla quale io quotidianamente mi collego, posso dirti come aggiornamento che è stato comunicato ieri dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti, che sono ben 402 le persone in questo momento in quarantena domiciliare. Si tratta per lo più di persone che erano rientrate dai comuni del nord Italia, come sappiamo, circa un mese fa, quando vi fu quel calo così, quella calata, diciamo così, temuta di persone che dal nord Italia rientrarono nelle regioni del sud. Persone che purtroppo ancora oggi, diciamo la maggior parte di queste, sono ancora in attesa dell'esito dei tamponi. Esito dei tamponi che viene comunicato dallo stesso sindaco attraverso un brevissimo messaggio con il quale il sindaco fa anche gli auguri di buona Pasqua, ma che è un messaggio che ai noi oggi la maggior parte di queste persone attendono veramente con ansia, perché sono passate diverse settimane da quando queste persone hanno fatto il tampone e purtroppo ancora oggi non sanno come stanno le cose. 22 i casi totali a Sciacca, è un tavolo tecnico sul turismo veramente aperto per capire come si potrà ripartire in questa fase 2. Bene, ne riparleremo naturalmente nei prossimi collegamenti. Grazie e buona Pasqua naturalmente anche a te, Rosa. A voi buona Pasqua a tutta la redazione e a tutte le persone che ci seguono. Grazie. Allora andiamo ancora avanti, dobbiamo sicuramente entrare nel momento dedicato all'economia, quindi preparatevi le telefonate, però facciamo un breve stacco pubblicitario, proprio pochi secondi, rientriamo per preparare il professor Vizzini della Federconsumatori che risponderà alle domande, che risponderà alle domande naturalmente dei nostri telespettatori. Breve pausa, torniamo tra poco. Amore, tutto ok? Sì, il weekend su Saturno l'ho prenotato. L'Android l'ho riparato. Ed ora ci vuole un buon caffè. Oh no! Di nuovo? È finito il caffè. Avvio procedura d'emergenza Monti Caffè. We'll be right back.
Eccoci rientrati, brevissima la pausa, pronti per entrare nel settore dedicato all'economia, alle domande che possono arrivare allo 091-333-660 oppure soltanto attraverso un messaggio al 391-117-6872. Abbiamo già in collegamento il professor Lillo Vizzini, che è presidente della Feder Consumatori di Palermo. Eccolo qua, ben trovato professor Vizzini. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, subito diamo qualche indicazione da parte della Feder Consumatori, insomma, prima di passare le telefonate che possono arrivare al 091-333-660. Professor Vizzini, su cosa stiamo combattendo come Feder Consumatori? Beh, dico, gli argomenti non mancano. Abbiamo, come le avevo segnalato giorni addietro, ci siamo occupati di una serie di piccole truffe che soprattutto le famiglie che in questo momento sono tutte riunite a casa per quanto concerne il cambio del gestore telefonico. Questa è una truffa, un modus operandi, devo dire, piuttosto datato, però sempre utilizzato. Cosa succede? Arriva una telefonata da parte di un operatore che, spacciandosi per un operatore del proprio gestore telefonico, avvisa il cliente dicendo che il canone aumenterà di una cifra piuttosto consistente e che il prossimo mese già questo aumento sarà operativo. Il cliente ovviamente rimane irritato, arrabbiato. Di lì a poco arriva una seconda telefonata, la telefonata di un operatore, di un altro gestore telefonico che propone un piano tariffario sicuramente più conveniente, sicuramente più... Non ci sono più limiti, professore Vizzini. Più interessante per il cliente. Allora, va bene, l'abbiamo capita la truffa, voi state combattendo, però rispondiamo ai telespettatori. Pronto, chi è in linea? Sì, pronto? Ben trovato, con chi parliamo e da dove ci chiama? Buongiorno, io sto chiamando da Portella di Mare in Sicilia, qui, provincia di... Bellissimo posto. Di Palermo, sì. Prego, prego. Senta, io ho un problema, io ho aperto un'attività, poco prima che succedesse tutto questo problema del coronavirus. Ho fatto l'iscrizione alla Camera del Commercio, in data l'ho fatto esattamente, io lo dico subito, prego, verso gennaio, sì. 12 febbraio gennaio, e niente, praticamente il mio commercialista mi dice che non è stata comunicata l'iscrizione alla Camera del Commercio, non è stata comunicata all'INPS. Di conseguenza io non posso avere un'agevolazione, queste delle famose 600 euro del decreto di Conti. Quindi io mi trovo fermo da il febbraio. Sì, lei ha appurato questa cosa, qual è la domanda? Qual è? Deve fare una domanda. La domanda è questa, io mi trovo fermo dal 12 marzo, sì, e io ho un affitto del negozio da pagare di 1.000 euro, ho le spese condominiali del negozio da pagare, che sono quelle che sono, l'affitto della casa che non posso pagare, la luce che non posso pagare, le varie bollette che non posso pagare, sì, quindi vabbè. Io dicevo, non riesco ad avere, cioè perché io non posso avere l'agevolazione delle 600 euro almeno? Va bene, grazie, dobbiamo essere velocissimi però nelle domande, vi prego, altrimenti non riusciamo ad accontentare tutti. Professor Vizzini, questa è una richiesta comune, insomma, frequente. Allora, lì il problema è stata una mancata comunicazione da parte della Camera di Commercio, dove è stata fatta l'iscrizione, tra la Camera di Commercio e il commercialista che sta curando un po' le pratiche al signore. Io penso che la strada da seguire è quella di fare eventualmente presentare un ricorso e cercare di dimostrare che l'iscrizione alla Camera di Commercio era stata fatta prima che iniziasse la pandemia e quindi di conseguenza
cercare di ottenere il ristoro dei 600 euro. Sì. Per quanto concerne dopo il discorso del canone di affitto del negozio, esiste la possibilità, trovando un accordo con il proprietario dell'immobile, esiste la possibilità di chiedere una riduzione del canone e fare una temporanea comunicazione all'Agenzia delle Entrate per registrare questo calo di reddito per il proprietario. Tra l'altro, questo tipo di registrazione all'Agenzia delle Entrate non costa quanto costa normalmente registrare un contratto, un normale contratto di affitto. Bene. Allora, senta questo nel frattempo, prima della prossima telefonata. Salve, sono Marcello, abito a Lentini, in provincia di Siracusa, ho 64 anni, il 5 maggio 65. Vabbè. Allora, c'è tutta una storia, poi lui dice che non lavora, io sono disoccupato dal 2017, novembre fino ad oggi ho avuto la possibilità di lavorare solo 40 giorni, con i soldi che avevo ho vissuto e mi sono bastati, adesso sono senza soldi, sono a reddito zero, eppure non percepisco nessun sostegno dallo Stato. Ho fatto la domanda per il reddito di cittadinanza e l'INPS me l'ha bocciata perché prende ancora il saldo e il residuo del 2018. Adesso che in banca mi ritrovo con 500 euro, devo aspettare nel 2021. Che cosa gli diciamo a questo amico di Lentini? Penso che sia proprio il caso di rivolgersi a un patronato. Loro sono proprio gli enti preposti per poter consigliare al meglio le eventuali possibilità del signore di accedere a un minimo di reddito, a un minimo di sussistenza. Certo. Ripeto, noi come associazione consumatore ci occupiamo di tutelare un po' i diritti. Conosco un po' la materia, però chiaramente il patronato... Allora, gli consigliamo, consigliamo di rivolgersi a un CAF, insomma. Per, a un CAF, un patronato, un patronato. CAF. Loro sono davvero, in tal senso, bravi a cercare di dare una mano. La Federconsumatori si fida dei CAF, dei patronati, sì. Asa, dico, come in tutti i settori, ci sono le persone brave che conoscono bene la materia e le persone che la conoscono pochino. Ripeto, se noi parliamo di professionisti, dobbiamo pensare che siano erotali. Dobbiamo passare quante più telefonate possibili adesso, perché ancora dobbiamo fare la sanità che ci sta aspettando. Siamo un po' in ritardo, purtroppo, ma ha seguito Vizzini, no? Abbiamo collegato siete tanti sindaci. Siete gettonatissimi. No, ma abbiamo anche collegato tanti comuni della Sicilia, insomma, in questo fine settimana di Pasqua era giusto che sia così. Senta, mi dà un altro lancio di battaglie che state facendo, a parte quella Ascolti, telefonica? Volevo, visto che... un poco di tempo, volevo diciamo informare gli automobilisti che esistono alcune possibilità proprio a causa della pandemia. Per esempio, chi ha avuto la patente scaduta, a chi è scaduta la patente dopo il 31 gennaio, c'è la possibilità e quindi è stato impossibilitato a poterla rinnovare, c'è la possibilità di avere a tempo per farla rinnovare sino a oltre il 31 luglio, quindi di conseguenza questa è già una opportunità. Senta, delle assicurazioni, mi dice delle assicurazioni? Allora, sulle assicurazioni noi già sappiamo che quando scade la polizza ci sono 15 giorni dopo la scadenza di copertura. Sì. Con il Cura Italia erano state introdotte altre 15 giorni, quindi il tempo di copertura dopo la scadenza 30 giorni. Mi risulta che è stato approvato un emendamento che rinvierebbe la scadenza al 31 luglio. Anche. Però io dico su questa cosa, come sulle assicurazioni è un argomento molto delicato, estremamente delicato, aspettiamo che l'approfondiamo. Sia pubblicato e approfondiamo. Va bene, ascolti un'ultima questo. Cosa, un'ultima cosa, se mi consenta, sì.
per quanto concerne la verifica, il controllo biennale della vettura. Sì. Esso, anche se... La revisione, le sta dicendo. La revisione, sì. Non mi viene il termine. Mm. La revisione, anche se la macchina è già da revisionare, si ha tempo sino al 31 ottobre. Bene, senta questa, volevo cortesemente sapere quando sarà pagata la cassa integrazione. Ho letto stamattina che i pagamenti sono slittati a maggio, è vero? E allora, pure io ho sentito questa anticipazione, che devo dire non gioca a favore da parte del governo regionale, no. Perché, dico, siccome parliamo di cassa integrazione in deroga, quindi di conseguenza dovrebbe ottemperare il governo regionale. Se ciò fosse vero, corrisponderebbe a verità, devo dire che non gioca a favore del governo regionale. Va bene, dottor professore, anzi Vizzini, noi le auguriamo buona Pasqua, ci risentiamo subito dopo per continuare le battaglie che Federconsumatori fa a favore naturalmente dei cittadini. Tanti auguri di una serena Pasqua a tutti i suoi telespettatori. Bene, grazie ancora, andiamo avanti, ricchissima oggi la nostra scaletta, tra poco ci collegheremo per l'aspetto sanitario, quindi con il direttore sanitario dell'Istituto Fondazione Giglio di Cefalù, a lui dovremo fare le domande, quindi se avete voglia di fare domande di carattere sanitario, io lo vedo già in onda, ma oggi siamo veramente una meraviglia. Sì. Pronto che in linea? No, che pronto che in linea, vedi, mi parlano nella cuffia e quindi... Allora, abbiamo il dottor Vizzi, Salvo Vizzi, direttore sanitario Istituto Fondazione Giglio, ben trovato intanto, grazie di essere con noi. Ciao Roberto, saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, prima questione ovviamente che dobbiamo discutere, insomma, capire qual è la situazione al Giglio. Insomma, abbiamo sentito il sindaco di Cefalù, abbiamo sentito tante testimonianze che parlavano ovviamente, ma da dentro alla direzione naturalmente ci può dire qual è la situazione. Insomma, questo Giglio diventa Covid o no? Ma intanto è opportuno chiarire che non lo decide il Giglio, quello che diventerà il Giglio è organizzazione della regione siciliana che ha un suo governatore e che ha un suo assessore regionale che sono assolutamente bravi e in grado di organizzare tutta la complessità della rete ospedaliera e di terapia intensiva, compresa anche quella del Giglio, che dovrebbe, così è scritto nel piano, essere pronta al momento in cui, Dio non voglia, dovessimo arrivare alla terza fase. Cioè dal punto di vista medico, lei come lo giudica? Sì, si può fare oppure diventa complicato? O si è organizzati per le eventuali emergenze che Dio voglia non arrivi mai? Beh, io sono abituato a ragionare, mi danno una 500, opero con una 500, guido una 500 e provo di portarla al massimo delle sue possibilità. Io in questo momento dirigo la Fondazione Giglio, che è un'eccellenza della Regione Sicilia, quindi ti posso dire a tutti gli ascoltatori che il Giglio si è mosso assolutamente per tempo, qualora si dovesse verificare questa terza fase. Allora, invece andiamo e voliamo basso, no? Rinvio 4 maggio. Dal punto di vista medico, questo virus sta rallentando, può influire l'aumento della temperatura? Parliamo della Sicilia, proprio concentriamoci sulla Sicilia. Che cosa sta succedendo al virus? Come sta il virus? Dottore? Allora, dai dati che ogni giorno registriamo, che ci dà l'assessorato, devo dire che onestamente i nostri dati, tutti siciliani e palermitani della sua provincia, devo dire che sono davvero buoni, e lo dico un poco sottovoce, incrociando le dita, però onestamente non si può non evidenziare questa
questo momento che sembra favorevole. Però ci vuole attenzione, dobbiamo mantenere lo spirito che ci ha tenuto uniti fino ad oggi, bisogna stare assolutamente a casa, bisogna seguire tutte le regole, le norme. Dottore Vizzi, mi risponde a qualche domanda dei telespettatori, così facciamo servizio pubblico? Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, pronto. Salve, con chi parliamo? Con chi parliamo e da dove ci chiama? Sente? Benissimo, anche lei ci sente benissimo. Con chi? Allora, io sono Carmelo da Niscemi. Niscemi, prego. Abbiamo il dottor Vizzi in diretta. Prego. Allora, io volevo chiedere al dottore, io siccome sono venuto dalla Germania, ho fatto il rientro dalla Germania giorno 28 marzo esattamente, e ad oggi ho finito la quarantena. Sì, dica. E praticamente ancora non ho ricevuto nessuna chiamata per quanto riguarda il famoso tampone che bisognerebbe farmi. Bene, grazie per la domanda. Allora, vabbè, questa è una cosa che arrivano migliaia, centinaia di poste. La situazione, che lei sappia, qual è, dottor Vizzi? Allora, siamo partiti molto lentamente, nel senso che non ci scordiamo che all'inizio c'era proprio carenza di tamponi, un solo laboratorio, che è quello del Policlinico, che doveva eseguire tutti questi test, sono stati sovraccaricati in maniera davvero esagerata, sono stati davvero bravi fino ad oggi a reggere. Da qualche giorno, anche con l'ausilio degli accreditati e anche con la Fondazione Giglio, noi in house ci siamo organizzati con un laboratorio di biologia molecolare e abbiamo cominciato anche noi, così come vuole la norma, stiamo cominciando a fare tamponi a tutto il personale nostro, gli 800 operatori del Giglio, tutti i pazienti che accedono presso la nostra fondazione, perché è la logica è quella di mettere in sicurezza, fino a quando ci riesco, di mettere in sicurezza questo palazzo. Infatti, sì, di 6 piani, 250 posti letto, non è facile perché... Certo, certo. Dottor Vizzi, per, come augurio, che cosa possiamo raccomandare? Insomma, io le chiedevo lo status del virus, però ricordiamo sempre, non fa mai male ricordare, che questo virus non si propaga nell'aria, è una palla di grasso, no? Io dico dei termini che sono veramente meravigliosi, no, quasi alla D'Urso. Dici assolutamente la verità, almeno per quello che fino ad oggi è conosciuto, quindi la distanza sociale, il distanziamento sociale è assolutamente alla base, se stiamo ad almeno un metro e mezzo dal nostro vicino è sicuramente già un vantaggio. La mascherina dobbiamo portarla sempre in giro a casa? Allora, noi all'interno della fondazione utilizziamo la mascherina così come attualmente è obbligatorio, qualora il rapporto assistenziale, quindi diventa medico-paziente, e naturalmente scende al di sotto del metro. In quel caso è assolutamente obbligatoria la mascherina, basta la mascherina chirurgica, che viene posta sia al paziente, sia al medico, che sta medico o fisioterapista, noi abbiamo una bellissima riabilitazione, quindi è chiaro che quando il rapporto di distanza sociale scende è assolutamente obbligatorio. Quanto è? Un metro e mezzo? 2 metri? Si dice normalmente un metro, io dico anche un metro e mezzo, ci mettiamo al sicuro. Ecco. Aspetti, ascolti un attimo. Pronto, chi è in linea? Sì, ci sono io, buongiorno. Salve, da dove ci chiamo? Io chiamo da Palermo. Prego. Io sono la signora Terrasi. Volevo chiederle, io ho più di un mese, un mese oggi che sono a casa, perché sono venuta da Milano, anche se sono stata in Valle d'Aosta, sì, e sto facendo la mia quarantena. Sì. Sono rientrata il 13, siccome mi sono denunciata io e mio marito, però ancora ad oggi non mi è arrivata nessunissima chiamata. È mai possibile ancora essere segregati a casa?
io e mio marito, che stiamo soli, che i figli li abbiamo in un altro paese e non possono neanche venire. Giusto, grazie, grazie, sì. Dottor Vizzi. Allora, io mi occupo di un presidio ospedaliero. E quindi non è che vuoi... ho 30 anni. Certo. Non è che può rispondere a secondo, però abbiamo sentito che l'ASP sta facendo un grande lavoro comunque in questo momento. Sta facendo un eccellente lavoro. Naturalmente si sono pagati, si è pagato il prezzo di un ritardo della messa in moto per mille motivi. Noi eravamo, come dire, pronti, ma oggi ci sono le unità operative che vanno a casa del paziente, dove fanno i tamponi, seguono i tamponi, tutti assolutamente bardati, in assoluta sicurezza, quindi anche l'azienda territoriale. Senta questo post, allora, dunque, in Sicilia le restrizioni sono state attuate in ossequio alle disposizioni nazionali e si è riusciti a contenere l'epidemia, ma in tal senso, considerato che molti pauci sintomatici o asintomatici avranno comunque contratto il virus nel periodo suddetto di quarantena, non vi è il rischio che un'apertura adesso possa essere come una bomba ad orologeria? Beh, se mi chiedi, Roberto, il mio parere, come dire, anche di addetto ai lavori, onestamente... il fatto di prolungare questo restiamo a casa mi pare assolutamente conducente. Bene, bene. Grazie, dottor Vizzi, buon lavoro, sempre in prima linea. Faccia un abbraccio virtuale a tutti gli operatori sanitari del Giglio, va bene? Auguri di buona Pasqua. Grazie, Roberto, grazie. Andiamo avanti, allora dobbiamo fare subito l'ultimo collegamento intanto con la redazione e poi con padre Felice Lupo che ci benedirà in diretta e quindi questa credo che sia un'altra delle belle iniziative che abbiamo pensato, una bella benedizione per tutti, ovviamente per i nostri studi ma soprattutto per tutti i nostri amici e telespettatori che ci seguono ormai quotidianamente per avere informazioni ma soprattutto per riuscire a parlare così come abbiamo fatto. Chiediamo ancora scusa a coloro che non siamo riusciti a chiamare, i posti ai quali non siamo riusciti a rispondere, però lo faremo nei prossimi giorni, quindi state tranquilli. In questo fine settimana anche noi tutti insieme vi lanciamo il messaggio: restiamo a casa, godiamoci la famiglia. Abbiamo troppo trascurato le nostre famiglie, i nostri cari, i nostri appassionati, magari di sport, di altro, andavamo fuori, lasciavamo ovviamente tutti così, insomma, adesso ce li godiamo, godiamoci i nostri affetti in questi giorni di casa che stiamo vivendo. Pronti per collegarci con la redazione di Media News? Queste le ultime notizie e poi padre Lupo. A te, Massimo. Buongiorno Roberto e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Apriamo con il flusso dei contagi in Sicilia, in crescita. Aumentano i guariti in modo sensibile rispetto a ieri e aumenta anche il numero dei tamponi. Dopodiché parliamo del governo Musumeci che ha stanziato 1,5 miliardi di euro per gli aiuti a famiglie e imprese. Finalmente verranno distribuite ai medici di famiglia le mascherine FFP2, lo comunica l'Ordine dei Medici che ha iniziato la distribuzione. La Caritas ha raccolto 50.000 euro grazie ad ex giocatori del Palermo che hanno attivato una raccolta per buoni spesa per le famiglie più bisognose. E infine il caso di Villa Eleonora continua a far discutere, stavolta è la CGIL che pone delle domande pressanti, se è il caso che questa struttura continui a rimanere aperta ed è il caso anche di controllare se sono state rispettate tutte le misure anti-Covid-19 predisposte dal Ministero della Salute. Queste le notizie, diciamo, alcune delle notizie del giorno, con tante altre notizie nel corso dei TG delle 14:10 con gli aggiornamenti alle 20:10.
Grazie Roberto, a te la linea, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie, naturalmente auguri di buona Pasqua a tutta la redazione, noi continuiamo ancora avanti, arrivano tantissimi post e telefonate, ve ne leggo uno, buongiorno, da due giorni che chiamo il comune di Siracusa, la Caritas e la Protezione Civile, i telefoni squillano ma non risponde nessuno, ma è questo il sostegno che ci danno visto la situazione in cui siamo e i buoni spesa che fine hanno fatto, visto che il nostro sindaco ha detto in un'intervista che lo Stato gli aveva già mandato 500.000 euro e già sono in cassa al comune. Ancora oggi una persona che ha preso un euro non c'è, la Pasqua è finita, la spesa quando la faccio? E queste sono le chiamate, insomma, che arrivano, i post che arrivano continuamente, però dobbiamo anche dire di avere ancora un po' di pazienza, perché le distribuzioni, l'abbiamo testimoniato, le stanno facendo i volontari, quindi arriveranno. E a proposito di sacrifici, a proposito di momenti molto particolari, se la regia si sta zitta mentre io parlo è anche meglio, lo dovevo dire adesso, invece volevo che tutti insieme potessimo avere questo momento di conforto da padre Felice Lupo. Ben trovato padre Lupo. Buongiorno dottore Roberto e buongiorno a tutti. Allora, una Pasqua per la prima volta nella storia con tutti i fedeli a casa. Ci dia un suo momento, una sua opinione, naturalmente lei è anche giornalista, quindi ci regala una sua riflessione su questo momento di emergenza. Ecco, a proposito delle riflessioni, inizio subito col dire che, come ovvio che sia, appartengo a quella categoria di persone che vuoi perché sollecitato da domande a volte insistenti da parte di altri, dei fedeli in particolare, nel caso mio segnatamente per l'abito che porto e il ruolo che rivesto, è spesso provocato da interrogativi esistenziali che chiamano in causa lo stesso Dio, e vuoi perché faccio parte di quel numero delle persone che a causa di questa pandemia, di cui avere timore e paura, di cui guardarsi come da una bestia feroce in agguato, proprio perché faccio parte di queste persone che vivono momenti di ansia e di paura, anch'io mi sono trovato e continuo a sentirmi costretto a pensare, a riflettere, per abbozzare delle risposte che restituiscano a me stesso e agli altri la serenità e la forza di continuare a vivere dignitosamente nonostante questi momenti difficili, nonostante questa guerra che è stata sferrata e che soprattutto nel momento dell'attacco improvviso ci presenta un nemico dotato di armi superiori alle nostre. Quindi, costretto a delle riflessioni, ne posso comunicare qualcuna, condividere qualcuna di queste riflessioni. Ecco, certo. Intanto a fronte di questo grande male, io attingo aiuto e conforto dalla lettura e dalla preghiera dei salmi. Devo dire che nei salmi noi troviamo tutte le situazioni dell'uomo dal punto di vista personale, quindi individuale, familiare, sociale, politico, religioso, e tutte le situazioni gioiose, ma soprattutto le situazioni tristi, le situazioni drammatiche. Ebbene, in questa lettura, in questa preghiera, io trovo il salmista, l'orante, il quale si pone interrogativi a volte veramente pesanti, interrogativi compromettenti la stessa esistenza di Dio, l'onnipotenza, la verità, la bontà, l'amore di Dio. Perché? E tu invece fai silenzio, e tu invece sembri muto, cieco, sordo, indifferente. Ebbene, io trovo che l'orante alla fine, nonostante questi interrogativi, che sono perché non rivolti con un senso avverso nei confronti di Dio, quindi non è interrogarsi contro, sarebbe una bestemmia, proprio perché è un interrogarsi verso, quindi resta un'attesa di preghiera e di risposta. In realtà l'orante conclude sempre
in maniera serena, sfociando in una pace interiore e abbandonandosi totalmente a Dio, che finisce di benedire. Padre Lupo, sì, un po' è la domanda che si sono fatte tante persone che hanno perso dei cari in questo momento, che bambini che purtroppo hanno perso anche la vita, fortunatamente pochissimi. Però quando succede una cosa del genere, la domanda della disperazione è: Dio dov'è? Sì, è lo scandalo del silenzio di Dio, che io dico subito apparente silenzio di Dio. Intanto dobbiamo essere fondamentalmente convinti che Dio non può essere considerato come l'autore della malattia e della morte. E qui ci lasciamo illuminare dal fascio di luce della nostra fede cristiana, nel senso che dobbiamo trovare e comunicare la eziologia demoniaca come causa appunto di tutti i mali, sia quelli personali sia anche del disordine cosmico. La Bibbia dice che Dio ha creato tutte le cose ed erano buone, ha creato l'uomo ed era molto buono, e aggiunge poi che per invidia del demonio venne il peccato, per il peccato la morte e tutto ciò che è imparentato alla morte. Quindi c'è una eziologia demoniaca che fa riferimento all'origine del male, ogni male, sia personale sia, ripeto, cosmico. Padre Lupo, siamo in conclusione e dobbiamo assolutamente mantenere la promessa che ci siamo detti, cioè quello di sfruttare questo momento. Magari faremo degli altri collegamenti nelle prossime settimane. Sì. Dico subito che allora è un apparente silenzio. Ebbene, guardiamo alla croce, siamo freschi dal Venerdì Santo. Io credo che la soluzione, la risposta sia proprio quello di dare compimento alla profezia del Vangelo: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, quella detta da Gesù stesso: attirerò tutto a me quando sarò innalzato. Il crocifisso guardato come colui che parla, perché è crocifissa la parola di Dio. E Gesù è il verbo di Dio, quindi la parola di Dio continua a parlarci attraverso la croce. La croce che appare un fallimento, quindi ogni sofferenza che appare una distruzione, ecco, di fatto è sorgente di vita, sorgente di amore, sorgente di vittoria, sorgente di solidarietà, sorgente di servizio. È il grande insegnamento. La parola di Dio parla attraverso il crocifisso. Però attenzione, mi permetto di dire a me stesso e a tutti, non guardiamo più il crocifisso, meno la croce. Sì, Paolo dice che la croce è potenza di salvezza per tutti coloro che credono, ma il Signore non ci ha lasciato la croce nuda e cruda, sarebbe pesante e veramente si porterebbe a guardare a un Dio sadico. Padre Lupo, senta, guardi, mi è arrivato... La croce piena della presenza di Gesù, e con il crocifisso il Venerdì Santo prelude alla Pasqua di Resurrezione. Allora, le leggo questo prima della benedizione. Padre Lupo ha centrato il problema. Il Salmo 11 sulla fiducia nell'intervento di Dio lo consiglio. Buona Pasqua. Sì, grazie. Hai detto bene, dottore Roberto. No, è un nostro telespettatore che ce lo manda. Non l'ho detto io. Allora, Sì, perché il Salmo ripetutamente dice: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura, di chi avrò timore. Il Signore è mia roccia, mio baluardo, mia rupe. E però si pone sempre perché e ecco, per tutti risposta, e per tutti crocifisso. E per tutti la benedizione di Padre Felice Lupo, prego. Facciamo una preghiera iniziale che condivido con voi, che è la preghiera modulata proprio dalla Conferenza Episcopale come ultima intenzione delle 10 che abbiamo presentato ieri Venerdì Santo davanti al crocifisso, della preghiera universale. E allora preghiamo perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente, allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti, Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido della umanità sofferente, salvaci dalle angustie presenti, donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti, per Cristo nostro Signore. E allora sì, mi dà gioia poter ricevere la benedizione del Signore, io e voi, e preghiamola con la formula
liturgica. Dio che nella passione del suo figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Signore che ci ha dato con la sua croce dalla morte eterna, ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, conceda a tutti la vita senza fine. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su tutti noi, con noi, rimanga sempre, e che da questa pandemia possiamo uscire veramente indenni, sia fisicamente, psichicamente e spiritualmente. E tanti auguri di buona Pasqua. Grazie, grazie, ricambiamo, la ringraziamo veramente di cuore, ci risentiamo magari qualche altra volta per continuare a parlare di fede. Grazie per avermi invitato. Grazie. E allora siamo arrivati in conclusione, ce l'abbiamo fatta, è stata una giornata molto difficile, molto intensa, però speriamo di essere arrivati nelle vostre case in questo fine settimana di Pasqua con quello che può essere soltanto il nostro obiettivo, servizio pubblico. Continueremo a farlo, continueremo ad accompagnarvi, la redazione ovviamente giornalistica di Media News, tutti i tecnici al lavoro che ogni giorno portano nelle vostre case queste informazioni, vi ringraziano per averci seguito. Vi auguro una buona Pasqua, in serenità soprattutto, e godetevi, anche che son con solo degli abbracci a distanza, i vostri parenti, i vostri cari. Buona Pasqua ancora, ci rivediamo noi sempre alle 10.45 con 19 Live. Auguri ancora.